incontro Davide Bevilacqua, amministratore delegato di Sisco Italia. Buongiorno. Ormai è più da un anno che guida Sisco in Italia. Come ha vissuto Sisco quest'anno difficile per le aziende, anche medio-piccole? Beh, è stato un anno sicuramente non semplice per l'Information Technology. Sia i dati di Assifor prima che di Assintel poi, sebbene con una forbice molto importante, comunque denunciano la decrescita degli investimenti. Devo dire che abbiamo visto però buoni segnali di ripresa venire soprattutto dal mondo della pubblica amministrazione e dalla piccola e media impresa. Come spesso accade, sono comunque fenomeni un po' a macchia di leopardo, non c'è stata una vera ripresa di tipo sistemica. Abbiamo avuto come sempre aziende che hanno creduto nell'eccellenza, nell'innovazione, che hanno fatto investimenti in questa direzione, altre che sono rimaste ferme o ancora focalizzate in una modalità di riduzione dei costi. Nel convegno di apertura di Snow, che si è appena concluso, ha dichiarato che siamo in ritardo sul tema dell'infrastruttura digitale, ci serve la banda larga per le applicazioni strategiche, poi la formazione a distanza e la telemedicina, ma la banda larga non è la DSL, ma è la fibra ottica sulla quale devono lavorare privato e pubblico. Secondo lei quando è che si colmerà il divario? Stiamo lavorando per farlo oppure siamo sempre in ritardo? Ma guardi, noi pubblichiamo un indice che è una ricerca che facciamo con l'Università di Oxford e l'Università di Oviedo, che misura la qualità della banda larga nei diversi paesi, quello che viene chiamato il Broadband Quality Index. Allora, qualche progresso è stato fatto, ma il gap rispetto ad altri paesi, e non solo tipicamente ai paesi asiatici o agli Stati Uniti o nord europei, ma anche magari ad alcuni paesi dell'Est Europa, si sta allargando. Ci sono delle buone iniziative in questo momento, devo dire che dopo molto parlare in Italia stiamo osservando a cose che finalmente partono, ci sono iniziative interessanti di cui si discute in Lombardia, che è la regione che ci ospita, c'è stata la dichiarazione di Telecom, per cui c'è qualcosa si muove che è sicuramente un dato positivo. Quando arriveremo ad avere un'infrastruttura adeguata per rilanciare lo sviluppo di questo paese, questa è una risposta che non sono in grado di dare. Io auspico nel più breve tempo possibile. Dal punto di vista dell'offerta, avete presentato di recente la telepresenza per la casa. Secondo lei quando potrà diventare davvero una tecnologia familiare? Qui ancora una volta il tema della banda larga è fondamentale, cioè avere comunicazioni video di qualità richiedono una banda larga che sia in fibra e soprattutto sia simmetrica, perché la qualità del video la si può ottenere solo se la mia capacità di upload e download, quindi upstream e downstream, vanno alla stessa velocità. Per cui se no l'esperienza video non è diversa da quella che viviamo oggi tutti i giorni, e come abbiamo visto anche durante il convegno non si tratta di un'esperienza particolarmente soddisfacente. Per cui la diffusione della telepresence domestica è molto legata alla diffusione dell'infrastruttura banda larga e quindi poi delle applicazioni, perché la telepresence alla fine è un device che mette in comunicazione video ad alta definizione persone. Sarà poi lo sviluppo di applicazioni tipo quelle medicali oppure per la formazione a distanza che renderanno possibile un deployment più di massa. Guardando invece il mondo delle aziende, Gartner ha definito la consumerizzazione dell'IT un fenomeno che interessa tutte le aziende, in quanto tutti i fenomeni di social networking entrano pesantemente nel modo di lavorare dell'azienda. La vostra offerta è cambiata in questo senso? La nostra offerta è in parte cambiata, sì, abbiamo sviluppato e abbiamo lanciato dei prodotti nella logica proprio del social networking, abbiamo fatto delle acquisizioni in ambito video. Direi che è cambiato anche molto il modo di lavorare in azienda, perché questa consumerizzazione non solo porta nuove tecnologie in azienda, porta nuova cultura in azienda, per cui anche aziende come la nostra hanno dovuto dotarsi al proprio interno di strumenti di enterprise social networking, anche per essere più inclusivi rispetto ai nuovi talenti, ai nuovi giovani laureati che entrano nel mondo del lavoro e si aspettano di trovare le stesse cose che hanno a casa quando fanno la loro attività non lavorativa. Prima lei ha sottolineato l'italianità di Sisco, nonostante non sia un'azienda nata in Italia. Quali sono le priorità per il mercato italiano del 2011? Ma la priorità è sicuramente una partnership forte col mondo pubblico, perché noi crediamo che la pubblica amministrazione sia uno dei mercati che più di tutti avrà necessità di innovare per offrire servizi di nuova generazione ai cittadini, e poi la piccola e media impresa. E se dovesse fare una battuta sul 2011, ripresa, stagnazione oppure ulteriore flessione? Lascio questo tipo di previsione a economisti e ricercatori. Io mi auguro che sia un anno all'insegna della positività.